Si sono ritrovati in convegno a Roma, alla Pontificia Università della Santa Croce, per discutere e ampliare un progetto, o per meglio dire un percorso di sostegno alle famiglie proposto e articolato, a suo tempo, dalla Provincia Autonoma di Trento. L'iniziativa, nel breve volgere di qualche anno, ha contaminato altri territori, dando origine al Network Nazionale dei Comuni Amici della Famiglia, nato anch'esso per iniziativa della Provincia Autonoma di Trento, e che oggi somma 125 comuni distribuiti in 11 regioni italiane. A discuterne, tra gli altri, c'erano il presidente della Provincia Autonoma di Trento, Maurizio Fugatti, il ministro Eugenia Maria Roccella e il cardinale Matteo Zuppi, presidente della Conferenza Episcopale. Benvenuti a Formart. Si è parlato di modello trentino come parte per la risoluzione di un problema enorme e che coinvolge temi esiziali della nostra contemporaneità, come ad esempio quello demografico. È un motivo di soddisfazione, anche di orgoglio, sapere che il nostro modello viene visto da altre realtà istituzionali e regionali come punto di riferimento. Va detto che questo è un percorso che il Trentino ha iniziato tanti anni fa e che continua a portare avanti passo dopo passo. E in un momento in cui a livello nazionale vi è una forte crisi demografica, un calo demografico che magari con numeri diversi dagli altri, minore degli altri, ma sentiamo anche in Trentino, sapere di poter basare i propri percorsi governativi su politiche di questo tipo ci dà sicuramente soddisfazione. La famiglia è il nucleo originario della società e ne subisce sempre più a fatica le trasformazioni. A quali principi è necessario richiamarsi per attuare politiche in grado di rispondere ai bisogni, non solo quelli pratici, delle famiglie? I principi fondamentali sono quelli della dottrina sociale della Chiesa, e c'è una teologia ed una tanta pastorale familiare a riguardo, e quelli previsti dalla Costituzione, che indica proprio nella famiglia la componente principale della vita del nostro paese, della vita sociale del nostro paese. Noi dobbiamo chiaramente richiamarci al principio della centralità della famiglia come il luogo dove impariamo a condividere, a crescere, dove la vita della persona trova il suo sviluppo. Quindi dobbiamo difendere la famiglia, soprattutto da quel grande nemico che è l'individualismo, che è il primo grande nemico, da quello da cui poi erode la vita stessa della famiglia, e connettere sempre di più la famiglia con la vita comune, con gli altri, col prossimo. La famiglia non è una solitudine in due o in tre, ma la famiglia è ciò che ci permette di aprirci agli altri. Ma l'esperienza di Trento è un'esperienza che già ci insegna molto, perché racconta nei fatti che cosa si può fare per le famiglie, per mettere al centro la famiglia. Quindi, mettendo la natalità al centro, io penso che il problema fondamentale sia un problema di libertà femminile. Vorrei che intorno alle donne che vogliono essere madri, perché le indagini statistiche ci dicono che le donne in realtà desiderano ancora avere figli, desiderano addirittura averne due, poi non ne fanno nessuno o ne fanno solo uno o lo fanno molto tardi e quindi con difficoltà. Ecco, intorno alle donne che vogliono, che desiderano avere un figlio, bisogna creare un clima che le permetta, che permetta loro di essere madri e di realizzare i propri desideri, le proprie aspirazioni, la propria vocazione, le proprie vocazioni, di fare carriera, di non dover vivere tutte quelle difficoltà quotidiane che tutte noi donne conosciamo e che soprattutto nelle nuove generazioni sono un grosso ostacolo anche psicologico all'idea di avere figli. Quindi penso che soprattutto oggi dobbiamo occuparci della maternità, mettere al centro la famiglia, ma in particolar modo la maternità e le pari opportunità, perché penso che il titolo del mio ministero, famiglia, pari opportunità e natalità, sia composto da tre cose strettamente collegate e che senza una reale politica di pari opportunità non si riuscirà a risollevare la questione demografica, non si riuscirà ad arrivare a quella che noi vogliamo, cioè la primavera demografica.
Per aiutarci a riflettere su questi temi, Vera Zamagni, economista di fama internazionale, ci consiglia una buona lettura. Io vi saluto e vi aspetto, come sempre, alla prossima puntata di Formart. Arrivederci. Fra i tanti argomenti che interessano i comuni amici della famiglia c'è quello della conciliazione fra lavoro e famiglia, sulla quale io e mio marito Stefano Zamagni abbiamo scritto un libro, Famiglia e Lavoro, dalle edizioni San Paolo, e in questo libro cerchiamo di mostrare come è assolutamente fattibile e possibile rendere il lavoro armonico con la famiglia, nel senso di cambiare gli orari di lavoro, nel senso di valorizzare i talenti di ciascuno e capire che impiegati contenti fanno anche più contenta la società perché lavoreranno con maggiore passione.